gli ispettori internazionali e tra loro c'erano, pensate un po', anche degli italiani. Ma chi erano questi ispettori? Vediamo un po'. Ucraina al via il referendum nelle aree occupate per l'annessione a Mosca, Kiev, una farsa. Di fronte alle critiche internazionali, l'autoproclamata Repubblica di Donetsk dichiara che 130 cosiddetti osservatori stranieri vigilano sulle operazioni elettorali. Siamo stati invitati dalle repubbliche del Donetsk e del Lugansk, con una lettera ufficiale ovviamente. Rappresento la repubblica dell'Abkhazia, per questo ho diversi contatti con le repubbliche, diciamo, cosiddette separatiste. Ero già stato in Crimea nel 2014, poi ho accettato l'invito di questo capo delegazione che è un ambasciatore, diciamo, a disposizione dell'ambasciata dell'Abkhazia, e quindi ha messo su questa delegazione di 13 persone provenienti da varie estrazioni, qualche collega giornalista, imprenditori. Sono ambasciatore di questo Stato a disposizione e curo i rapporti per i nostri cittadini che vivono nella Comunità Europea. In Italia non posso chiamarmi ambasciatore perché l'Italia non ci riconosce tale. Attraversato il confine del Donbass con convogli militari accompagnati, scortati. Siamo stati 3 giorni nel Donbass visitando le varie province e ho visto bambini che giocavano, cioè ho visto la popolazione tranquilla, le famiglie normaliste che andavano a votare, anche molto commosse in questa operazione. Molti raccontavano che, insomma, per loro era una liberazione. Noi non siamo occupati dai russi e neanche Donetsk e Lugansk. Non sono occupati i russi. Erano 6 seggi sia all'interno di strutture e 2 seggi che io ho visionato anche all'aperto. Per paura di attentati e così via, loro portavano l'urna fuori, facevano votare e dopo, quando si calmava la situazione, ritornavano nell'edificio dove c'era il seggio vero e proprio. C'è anche il voto casa per casa. Non abbiamo visto nessuna forza, cioè nessun uomo con una pistola, un mitra, un'arma che costringeva le persone a votare. Quelli che hanno votato erano ucraini fino a che non hanno votato, quindi cittadini ucraini che sono andati a votare e hanno scelto di federarsi con la Russia. C'è stato un rientro un po', diciamo così, in velocità, c'erano addirittura le mine fuori agli alberghi e quindi c'era la bonifica da fare ogni volta che uscivamo ed entravamo. C'erano state proprio le bombe ucraine che erano arrivate proprio ai confini della città e quindi fummo scortati in gran velocità e riportati a Mosca. Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta. A chi dice che i referendum sono stati dei referendum farsi, io rispondo che non è proprio così. Era un aiuto a queste popolazioni che vogliono la libertà. Anche a chi ha parlato di annessione, perché il termine usato sovente è stato quello di un'annessione. L'annessione viene fatta con la forza. Oggi firmiamo l'accordo per l'adesione della Repubblica Popolare di Donetsk, di Lugansk, delle regioni di Zaporizhia e Kherson. Io dico formalmente hanno rispettato quelli che sono i crismi della democrazia.